Grazie a te, anche stamattina siamo insieme e grazie siano resi a Dio per l'occasione che ci dà di condividere la Sua parola. Avviciniamoci col cuore al Signore e insieme lo cerchiamo perché Egli vuole fare del bene a ciascuno di noi. Il piacere di Dio è di fare del bene a noi. Dovunque ci troviamo, comunque ci sentiamo, la passione di Dio è quella di Trasportarci sempre in una direzione da poter stare meglio, con una nuova forza, una nuova speranza, una nuova vita, un rinnovamento che si protende fin nell'eternità. Lo scopo di Dio come nostro Padre, come nostro Creatore è quello che noi possiamo stare bene. Tanto vero che Egli per recuperarci ha sacrificato il suo proprio figlio per noi pur di redimerci e questo è un grande, un, un grande atto da parte di Dio fatto in nostro favore. Mentre eravamo nemici e peccatori, Cristo a suo tempo è morto per noi, per recuperarci. Non è che eravamo diventati già amici, beh dice per un amico posso fare il sacrificio. Noi, quando Lui ci ha salvati, eravamo nemici, siamo stati nemici, ci ha salvati, ci ha recuperati, ha pagato il prezzo prima che noi fossimo diventati Suoi amici. E perciò questo è un atto grande che nell'universo non ce ne sono uguali. E perciò dobbiamo avere chiaro in mente che il pensiero di Dio, i sentimenti di Dio sono quelli che tu e Dio possiamo stare meglio, perché lontani da Dio noi abbiamo più difficoltà, ma non abbiamo neppure chi ci aiuta, perché quando andiamo a finire nelle mani del nemico di Dio, che è anche nemico nostro, perché gli infastidisce il fatto che lo Spirito di Dio può dimorare nella nostra vita, allora cerca di ostacolare da ogni lato per evitare che lo Spirito di Dio prenda possesso del nostro cuore. E allora ce la mette tutta. Ma Dio anche non si ferma, perciò anche stamattina, quando ho detto e dico, è una grazia del Signore che siamo insieme, questo è proprio il risultato dell'amore di Dio che ci mette insieme per attirarci a sé perché in realtà lo Spirito Santo fa proprio questo atto di collegamento. Quando attira il nostro cuore a Lui, ci attira in un modo come una calamita che poi man mano prende corpo nella nostra vita e non vogliamo più lasciarlo, perché avvertiamo la differenza quando la sua presenza è reale e quando viene a mancare. È un poco come la differenza che passa tra quando abbiamo la luce accesa e quando l'abbiamo spenta. Oltretutto, quando l'abbiamo spenta, ci sono delle forze che vivono nelle tenebre. Il loro modo di vivere è nelle tenebre, nell'oscuro, dove possono essere poco visibili. Sono un poco come quegli animali che. Vogliono restare al buio perché quando vedono la luce scappano. E così sono le opere delle tenebre. Infatti la notte satanisti, spiriti, fanno più rumore, si sentono di più perché approfittano del buio per intimorirci, per intimorire l'uomo. Quando invece la luce di Dio splende nel nostro cuore, Abbiamo come una luce qui sulla fronte, non dalla parte esterna come uno che si trova in miniera, ma dalla parte interna che illumina tutto il nostro essere in un modo speciale. Fuori è buio, dentro c'è luce. Se tu sei un credente, hai sperimentato più volte di vedere dentro di te, qui sulla fronte, una luce che porta luce nel tuo essere. Anche quando tutto è, intorno, è buio intorno a te, quella luce è tanto risplendente dentro di te che ti fa lodare, benedire e glorificare Dio. A volte quando c'è necessità, questa luce si spande intorno a noi. È la luce della gloria di Dio che si manifesta nella vita di ogni credente che cammina con il Signore. È un segno percepibile al nostro cuore che lo vediamo, lo sentiamo e lo viviamo e gloria sia resa a Dio. Prima che andiamo avanti per leggere e condividere quello che il Signore vuole dire a noi questa mattina attraverso la sua parola, vogliamo pregare il Signore, che lo Spirito Santo, autore della sua parola, possa darci la giusta interpretazione per poter comprendere quello che ha da dire a ciascuno di noi. Sai, dalla stessa parola, lo Spirito Santo la sa confezionare in un modo diverso che la distribuisce su misura di ciascuno di noi. E questo è bello, perché Egli coglie ogni occasione di quel che è dentro di noi, conosce lo stato d'animo nostro, sa dove siamo, e sa di quel pezzettino che abbiamo bisogno. È come avere sulla tavola tanti cibi diversi ed un buon specialista prende proprio quel pezzo che serve per quello che manca nel nostro organismo, per sentirci forti. Perciò noi abbiamo fiducia che la parola del Signore ci dà quella porzione che noi abbiamo bisogno. Ma per questo dobbiamo andare a Lui con tutto il cuore. Dobbiamo lasciare le altre cose e comprendere quello che ci vuole dire. Sai, ti posso dire, lo Spirito Santo fa un'opera speciale. Quando sta per arrivare una parola che serve a te, ti fa sentire che quella parola sta per arrivare e che ti serve per conservarla. M altre volte invece... Dopo che l'hai ascoltata la fa diventare viva nel tuo cuore e diventa l'oggetto della meditazione dei tuoi pensieri e non solo, ma dà uno spostamento completo alla nostra vita per dirigerci nella direzione che essa parola ci conduce per poter vedere il benessere che essa porta nella nostra vita, perché essa diventa viva e ci fa da guida un poco come la stella che accompagnava i re magi che mentre camminavano quella stella misteriosa li accompagnò fino nella capanna dove Gesù era così la parola di Dio che è luce la tua parola è una luce sul mio sentiero è una lampada sul mio cammino ci guida nella giusta direzione quando noi in semplicità e in sincerità Lasciamo tutto il nostro modo di pensare e puntiamo, ci dedichiamo, poniamo l'attenzione che quella parola che sentiamo che viene dal Signore vuole fare qualcosa nella nostra vita, ci dà la guida certa per camminare con Dio. Preghiamo il Signore prima che andiamo avanti perché così lo Spirito Santo ha maggior possibilità quando noi ci apriamo a Lui. Lo invochiamo nel nostro cuore, ciò vuol dire che noi ci siamo aperti a Lui per dire: Opera tu stesso nella nostra vita, nella mia vita. Questa predisposizione è bella perché questo è il modo che noi dobbiamo andare a Dio quando noi ci predisponiamo ed apriamo il cuore a Lui e parliamo, come dire, con tutto il nostro cuore. Ho bisogno di te, parlami, ho bisogno di essere istruita, istruito di ricevere da te informazioni come camminare con te. Lo Spirito Santo non ci pensa due volte per darci delle risposte che ci fanno sorridere, un poco come la risposta che portò, portarono gli angeli ad Abramo, che fecero sorridere Sara all'interno della tenda. Perché ci, ci mostra alcune cose impossibili per gli uomini ma possibili per Dio. Perché quando siamo inseriti nel Suo progetto e seguiamo le indicazioni che Egli ci dà, noi siamo solo spettatori delle opere che fa il Signore, ma in realtà li fa Lui direttamente con il Suo potere. Preghiamo insieme al Signore, mettiamoci di pari sentimento, chiudiamo gli occhi, non c'è nulla di misterioso nel chiudere gli occhi, c'è soltanto una cosa che possiamo ben spiegare, è quella di avere meno distrazioni quando andiamo col nostro cuore verso Dio, in modo che non abbiamo cose che ci attirano, ci distraggono, che con la coda dell'occhio vediamo e ci possono distrarre. Concentriamo tutto il nostro essere spostandolo in una sola direzione, quella di andare al trono della grazia di Dio per chiedere la luce che abbiamo bisogno, che viene fuori dalla sua parola per continuare il nostro cammino con lui. Avviciniamoci col cuore a lui e chiediamogli insieme. Signore, veniamo a te insieme con tutti i fratelli e sorelle che siamo davanti a te in tutta la sfera dove arriva parole di vita dovunque arriva la tua parola attraverso qualsiasi mezzo attraverso qualsiasi possibilità ora e quante volte verrà ripetuta invochiamo la tua divina presenza su di essa invitiamo lo spirito santo di parlare al nostro cuore attraverso di essa perché vogliamo essere edificati fortificati in te che solo la tua parola ci dà una forza nuova, di avere una fede nuova per confidare in te una speranza nuova, una risposta nuova che viene dal trono della tua grazia. Padre Dio, tutti insieme ti chiediamo la stessa cosa ed insieme ti chiediamo di pari consentimento di operare in mezzo a noi per i bisogni che ogni fratello, ogni sorella ha. Se ci sono dei bisogni particolari, quanti Signore chiamano anche noi, ma noi li presentiamo a te, ora e sempre perché la risposta ce l'hai tu Signore. In questo momento presentiamo i bisogni di ogni fratello, ogni sorella, che siamo insieme nella tua presenza per operare in favore di quanti hanno dei bisogni particolari. C'è chi ha bisogno di salvezza e ti diciamo Signore, De salva perché Tu sei il Salvatore del mondo. C'è chi ha bisogno di liberazione e chiediamo a Te Signore, libera dalle forze del, del male, dell'oscurità, delle tenebre, dell'occultismo che vuol dire tenebre. Nel nome di Gesù Cristo porta liberazione. In ogni cuore che si appella al trono della tua grazia per vedere la tua luce che risplende nella loro vita, nel loro cuore. Ti presentiamo quanti hanno dei dolori, di sofferenze fisiche o dei bisogni particolari nella loro vita, Signore. A te nulla è nascosto perché tu vedi ed odi e puoi operare in favore di ognuno. Questo è il tuo metodo. Quando tu odi e vedi, scendi per operare in favore di quando noi ci appressiamo a te. Signore, veniamo a te insieme ed insieme ti diciamo, venga il tuo regno qui ed ora mentre siamo nella tua presenza e che lo Spirito tuo Santo alleggi su tutto il territorio, dovunque siamo raccolti nel tuo nome e dovunque c'è un cuore che si rivolge a te per la gloria di Gesù Cristo possa scendere la tua presenza, la tua benedizione, la tua partecipazione attiva in ogni cuore, sì, che il potere del tuo regno si manifesti in lungo e in largo in ogni direzione. E nel nome di Gesù Cristo leghiamo ogni forza satanica, demoniaca, diabolica ed ogni spirito malvagio che vuole ostacolare l'opera tua dove noi arriviamo con la tua parola. La tua parola ha l'autorità di poter mettere fuori queste forze nel nome potente di Gesù Cristo, colui che gli è stata data ogni autorità e noi nel suo nome leghiamo queste forze. Malefiche, diaboliche, sataniche e demonieche, li leghiamo perché non portino danno nella mente e nel cuore di ognuno che in questo momento e continua ad appressarsi a te, perché tu sei il grande, e tu sei il vincitore. Sì, venga il tuo regno con tutto il suo potere e si spande il tuo potere su tutti coloro che siamo insieme nel nome di Gesù Cristo ed invochiamo Te, Spirito Santo, mentre alleggi, di far scendere le tue risposte direttamente nel cuore di ognuno che si appressa a te, che apre il suo cuore a te, che invoca la tua divina presenza e sente il bisogno di essere contattato da te, essere toccato da te. Essere cambiato, trasformato dal potere della tua grazia, perché tu sei il Dio Onnipotente e noi ti rendiamo lode, onore e gloria. Sì, che il tuo regno venga e si spanda il potere del tuo regno su di noi in un modo potente. Per la gloria di Gesù, il Figlio tuo, il nostro Signore benedetto. Amen. 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 Questa mattina vogliamo leggere insieme piccoli passaggi che ci aiutano a vedere altri prima di noi come si sono comportati quando Dio ha parlato al loro cuore. Abbiamo di quelli che hanno risposto positivamente, abbiamo di quelli che hanno risposto negativamente, abbiamo di quelli che hanno temporeggiato. Insomma, nella parola del Signore ci sono tutte le categorie, ma la parola del Signore ci aiuta a comprendere qual è il pensiero di Dio e come Dio desidera che noi lo dobbiamo seguire. Leggiamo insieme in Primo Re capitolo 19 verso 4, cioè accettiamo le indicazioni di Dio. Perché se hanno funzionato per altri, funzionano anche per noi. Dio dice nella Sua parola che non ha riguardo alla qualità delle persone, cioè non è che uno gli porta un calciocavallo e gli fa un beneficio e il giudice dell'universo non si vende per tanto poco. Non è come i nostri giudici, che quando sono sulla cattedra dà l'impressione che sono i più santi. Quando poi escono fuori sono più diavoli di coloro che sono, sono eh, eh, condannati. Dio ci deve aiutare. Meno male che c'è Dio che a suo tempo farà le cose per bene. Noi intanto aspettiamo, come dice la parola del Signore, nuovo cielo e nuova terra dove giustizia abita, ma possiamo già cominciare a vivere sotto quella influenza perché lo Spirito Santo ci trasforma, ci modella, ci cambia e ci fa desiderare di migliorare ogni giorno per appartenere al regno di Dio. Ma Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo basta, prendi ora eterno l'anima mia poiché io non valgo meglio dei miei padri. Qui stiamo parlando di Elia, un profeta che aveva fatto delle opere grandi, aveva eh, distrutto e ucciso 450 profeti, il potere divino era, si fluiva attraverso di lui in un modo speciale, però quando poi man mano incominciò a sentirsi solo a camminare, scese in uno stato di debolezza, uno stato di oppressione, vedeva troppe cose da fare e non si sentiva più in grado di continuare da solo e desidera di morire. E per cultura, noi tutti sappiamo, da ciò che dice la parola del Signore, già nella Genesi, possiamo leggere insieme, nella legge del Signore è vietato uccidersi o uccidere. Il suicidio e l'omicidio non è contemplato nella parola del Signore, perché la legge di Dio dice che la vita appartiene a Dio e noi non ne siamo padroni e perciò Dio vieta questo. Il profeta lo sa molto bene, ma leggiamo in Genesi capitolo 4 verso 7, dove già fin dall'inizio Dio aveva stabilito queste regole. Se fai bene, se fai bene, non rialzerai tu il volto, ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. I pensieri di Caino erano quelli di uccidere Abele e Dio anticipava, parlando al suo cuore nel dire che fai ancora in tempo, prima che concludi quello che pensi di deviare, perciò dice il peccato ti spia, ti vuole dominare, però se tu non gli dai retta e fai quello che ti dico io, perché in realtà Dio aveva soltanto chiesto che ciò che avevo offerto a Dio non andava bene per Dio, perché Dio aveva ben specificato che per il peccato dovevo offrire un agnello, non della frutta. Dio ci deve aiutare. Lui avrebbe dovuto dire, va bene Signore, visto che non sei contento del, del mio, della mia offerta, io prendo un agnello e... Te lo offro, invece caparbiamente continuò e ne pagò le conseguenze. Dio voleva che avesse ubbidito a ciò che Dio aveva detto. C'è un motivo valido perché i nostri peccati possono essere lavati soltanto attraverso il sangue dell'agnello. Quando lo facevano prima della venuta di Cristo, Copriva il sangue, agli occhi, il sangue copriva il peccato agli occhi di Dio, ma dopo la venuta di Cristo, il sangue di Cristo rimuove il peccato, quelli che avevano simboleggiato prima e quelli che sono venuti dopo. Dio parla. Caino respinse i consigli che Dio stesso gli dava. Che offrendo il sacrificio secondo quello che Dio aveva chiesto, Dio informò Caino che se si muoveva nel fare il giusto, altare con il giusto sacrificio, il peccato ti spia, ma non entra. La disobbedienza lo fece diventare un assassino e ne pagò le conseguenze, perché subito dopo aver commesso quello che Dio gli aveva Anticipato di non fare, si sentì oppresso, si sentì un fuggiasco, incominciò a preoccuparsi che tutti quelli che lo vedevano si era già sviluppato. La, 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 la creazione si era già sviluppata. Vivevano 8-900 anni, mille anni in quei tempi, e parliamo di un tempo ragionevolmente, fare figli per 8-900 anni. La popolazione era già ingrandita e in mezzo alla popolazione gli colse il timore di poter essere ucciso lui. Ciò che aveva fatto si sentiva che qualche d'un altro glielo faceva. Il peccato incute timore, paura, perché Giacomo dice che la paura fa comprendere che c'è qualcosa che non è stata fatta bene. E incute timore. Guardiamo insieme nel verso 8 ci aiuta a comprendere. E Caino disse ad Abele suo fratello: usciamo fuori ai campi. E avvenne che quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. E lui, perché vivevano nei campi, vivevano eh, all'aperto la paura da quel momento in poi lo colse e lo portò ad avere paura. Guardiamo nel verso 14, quando noi trasgrediamo la legge divina abbiamo un senso di tensione nella nostra vita. Sì, sì, quando le cose poi non cominciano a funzionare, che ci viene a mancare lo sguardo benigno di Dio, la protezione divina, incominciamo ad essere tesi. E la tensione comincia, e cominciamo a vedere le cose con occhio diverso. Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo, ed io sarò nascosto dal tuo cospetto, perché Dio non accettò il suo modo di fare, e sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. Quando perdiamo la protezione divina, noi viviamo in un timore continuo. Ogni piccola cosa ci fa spavento, ogni difficoltà si ingrandisce perché il nemico delle anime nostre sa ingrandire i problemi per demolirci e poter possibilmente farci togliere la vita che Dio non vuole. La popolazione era già cresciuta ed aveva paura, ma Dio che non vuole che ci togliamo la vita o ci venga tolta la vita, guardiamo cosa fa nel verso 15. L'Eterno gli disse, perciò chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte più di lui. E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno trovandolo lo Un marchio, un segno. Qualcuno pare che eh, da tradizioni antiche ci sia stata messa la lettera Tau dell'alfabeto ebraico che ha forma di una croce. In parole diverse come se chiunque lo avesse visto c'era già l'immagine della croce del figlio di Dio, l'agnello di Dio che poi doveva dare la sua vita come prezzo di riscatto. Mise una protezione, un segno che indica che Dio non vuole spargimento di sangue, Dio non vuole morte. Con questo segno, con questa tau, con questa croce, Dio voleva dire agli altri se ha sbagliato lui, ha fatto un danno lui, ne paga le conseguenze, sarà un, eh, un fuggiasco continuo, sarà come uno, un assassino che si sente la colpa addosso per tutta la vita, però ferma il flusso di continuare verso di lui. Abbiamo letto di Elia che chiedeva a Dio di voler morire, perché sapeva che non poteva togliersi la vita. E chiunque lo fa trasgredisce un comandamento divino, perché la vita è del Signore. Elia sapeva che il suicidio è peccato, ma Dio sempre interviene quando siamo scoraggiati. Leggiamo insieme in primo re capitolo 19 verso 5. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra quando ecco un angelo lo toccò e gli disse alzati e mangia. Rileggiamo il verso 4 così comprendiamo. Lo stato d'animo e come Dio interviene. Quando siamo scoraggiati, Dio non ci lascia dove siamo. Benedetto sia il Signore. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: Basta, prendi ora, eterno l'anima mia, poiché io non valgo meglio dei miei padri. C'è un'indicazione speciale per noi. Nel suo avvilimento, nella sua, eh, nella sua eh, debolezza, nella sua stanchezza, nelle sue paure, un punto è chiaro, che si rivolge a Dio. Questo... Te lo devi mettere nella mente che è molto importante. Il Signore attraverso la sua parola ci parla. Questo esempio, leggiamolo insieme. Basta, prendi ora e eterno l'anima mia, poiché io non valgo meglio dei miei padri. Gli ultimi due versi. Cosa vuol dire questo? Che cosa ci vuole dire? Tutti possiamo passare per un momento particolare, per una strettoia, chiamiamola così, ma in questi esempi troviamo a chi e come ci dobbiamo rivolgere al Signore per qualsiasi situazione. Perché se vogliamo che le situazioni cambiano... C'è un solo punto di riferimento, il nostro grande Dio e Creatore, attraverso la misericordia che gli ha per noi, attraverso il sacrificio che realmente ha dato se stesso Gesù Cristo suo figlio, possiamo ricevere le risposte che sono soprannaturali, non sono naturali. Qui si ferma, quando andiamo a Dio cominciamo a parlare di un altro regno che entra in azione per portarci un pronto soccorso in qualsiasi momento, in qualsiasi bisogno. Soretti sia di esempio questo perché questo è il metodo che funzionerà sempre. Guardiamo nel verso 5. Non ci sono altre indicazioni nella parola del Signore. La stanchezza lo portò, leggiamo insieme, si coricò, si addormentò sotto la ginestra, quando ecco un angelo lo toccò e gli disse alzati e mangia. Nella posizione che si trovava ad un giorno di cammino nella Spelonga, solo, con tutta la paura addosso, chi poteva essergli d'aiuto se non il Signore? Dio ci aiuti a comprendere. Quando Dio ci parla, basta un rigo, la parola di Dio ci trasporta nella giusta direzione. Dio sapeva dove si trovava Maria, Dio sa dove sei tu, Dio sa dove sono io, non sa soltanto il posto geografico dove noi ci troviamo. Ma sa anche quello che c'è dentro di te e dentro di me. Questa è la grandezza di Dio. E benedetto sia il Signore, che oggi vieni a cercare me e te per dire: Tu non sei solo, tu non sei sola, perché tu sei caro agli occhi miei. Era caro agli occhi di Dio quest'uomo, scoraggiato, messo in una posizione di abbattimento totale, che desiderava la morte per riposo, ma Dio interviene e lo comincia, gli comincia a parlare, gli dà da mangiare, lo fortifica, ma vediamo cosa fa il Signore da un pezzo di uomo che è lì, che non si sente adatto per niente più quando intravede nella sua mente le debolezze dei suoi antenati, dice io non valgo niente più degli altri, nonostante aveva fatto attraverso gli ordini che aveva ricevuto da Dio opere potenti. Guardiamo nel verso 11. Il Dio gli disse Esci fuori e fermati sul monte dinanzi all'Eterno. Ed ecco passava l'Eterno, un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce dinanzi all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Guardiamo nel verso 12. E dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Guardiamo nel verso 13. Come Elia l'ebbe udito, si coperse il volto col mantello, uscì fuori e si fermò all'ingresso della spelonga. Ed ecco che una voce giunse fino a lui e disse: Che fai tu qui, Elia? Dio ci deve aiutare. Perché? Perché nei momenti particolari che noi viviamo nella nostra vita, Dio non viene per appesantire ancora, condannandoci, mettendoci in una condizione di timore per la, la sua grande autorità, come Dio usava sul Monte Sinei che tremava. Dio nella posizione che tu ti trovi e Dio mi trovo viene in un modo tenero per farci comprendere che ci vuole parlare. A chi si era rivolto? All'Eterno. Chi ha risposto a quest'uomo? Il Signore. Perché il Signore sa da che lato ci deve prendere per rispondere ai nostri bisogni, per rispondere nel modo giusto il momento particolare che noi stiamo vivendo. Perciò è importante. Egli si rivolse a Dio chiedendo di voler morire. Dio risponde in un modo dolce per farlo vivere ed essere ancora uno strumento potente nelle sue mani. Ti dice nulla questo? Ti puoi sentire come nella spelonga. Ti puoi sentire che cerchi la morte per riposo, ma quando vai al Signore Egli ti sa prendere dal lato giusto e ti fa comprendere che sei caro, sei cara a Lui e che puoi portare a destinazione ora ancora grandi cose che il Signore vuole fare nella tua vita e attraverso la tua vita. Perché Dio non ci lascia nella posizione che noi siamo. Mai, mai, mai. Quando noi andiamo in sincerità davanti al Signore. Non solo, ma il Signore passò, era passato pure davanti a, a Caino. Ma Caino non volle ascoltare, diventò un assassino. E per tutta la sua vita continuò a vagabondare con la paura addosso che qualcuno lo avrebbe fatto fuori e che non teneva conto di quello che Dio aveva fatto. Il peccato lo torturava per tutta una vita. Avrebbe voluto, chissà quante volte, ritornare per poter rivedere il suo fratello, ma non è stato più possibile. Prima poteva ascoltare Dio, ma una volta che non si ascolta Dio, le cose cambiano. Ma quest'uomo si rivolse a Dio. Dio rispose in un modo potente. Il Signore sorveglia su noi dove noi ci troviamo in ogni posto. Guardiamo nel verso 15. Dove tu sei, dove io sono, lì c'è Dio che sorveglia su di noi. E l'Eterno gli disse, va, rifà la strada del deserto fino a Damasco. E quando sarai giunto colà, ungerai Azael come re di Siria. Aveva ancora molto da fare, non c'era spazio per lo scoraggiamento. Dio voleva portare a destinazione quello che Egli aveva comandato, a lui di fare voleva portare un risveglio potente nel popolo di Israele senza trascurare quest'uomo scoraggiato. Guardiamo nel verso 16. Ungerai pure Yehu, figliolo di Nimshi, come re di Israele e ungerai Eliseo, figliolo di Shaphat da Belmeola, il paese dove abitava, come profeta il luogo tuo. Dio non lascia le cose a metà. Egli aveva cominciato un'opera di ristrutturazione abbattendo 450 profeti di Baal e si era poi scoraggiato perché Jezebel, Jezebel è uno spirito, come vediamo nell'Apocalisse, uno, uno spirito di idolatria che questa Jezebel, questo spirito si ribellava contro. Elia per volerlo uccidere, perché il male non si ferma quando noi vogliamo fare la volontà del Signore, ma il Signore non gli permette di oltrepassare i limiti che deve passare. Dio non lascia le cose a metà. Guardiamo nel verso 19, Dio opera in un modo speciale. Elia si partì di là. Trovò Eliseo, figliolo di Shafat, il quale arava avendo dodici paia di buoi davanti a sé ed egli stesso guidava il dodicesimo paio. Elia, avvicinatosi a lui, gli gittò addosso il suo mantello. Trovò Eliseo che arava. <coughs> Eliseo arava ed era sporco di polvere, pieno di polvere nel campo. Dio ci viene a cercare dove siamo e quando meno ce lo aspettiamo. Gloria al Signore e al Signore. Anche stamattina il Signore ci sta parlando, ci è venuto a cercare. Ci è venuto a cercare dove siamo. Con la cravatta o senza la cravatta Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Mosè era nel deserto quando all'insaputa Dio si presentò in un modo misterioso, gli parlò e ne fece un grande strumento per l'opera sua. Davide era dietro al gregge. Arrivò la chiamata da parte di uno dei suoi fratelli per dire: Vieni a casa. E Dio di quel giovane ne fece uno strumento potente nelle sue mani. Eliseo stava arando ed era sporco, pieno di polvere in quelle terre che sono terre aride della Palestina. Per certo non era una persona pulita, non aveva la cravatta, ma Dio non guarda queste cose. Dio guarda se, non guarda se abbiamo le mani pulite. O in quale posto fisicamente ci troviamo, ma guardiamo nel verso 20 quello che Dio fa in questi uomini e cosa vuole fare nella tua vita, nella mia vita, se stiamo attraversando un momento particolare come quello di Elia. Eliseo ed Eliseo, lasciati i buoi. Corse dietro ad Elia e disse, ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò. Elia rispose, va e torna, ma pensa a quel che ti ho fatto. Non basta la chiamata, ci vuole la risposta. Qui abbiamo un altro indirizzo molto importante per ognuno di noi. Dio ci chiama spesso attraverso richiami, fatti e circostanze. Ma non serve soltanto sentire che Dio ci fa sentire che ci ha chiamati per qualche cosa. Egli si aspetta la risposta nostra. Infatti qui c'è un grande esempio di valore che Eliseo ha dato alla chiamata che ha ricevuto da Elia. Perché Dio voleva servirsi di Eliseo. Ci vuole la risposta e veniamo raccomandati di non riprendere a fare le cose che facevamo prima. È un esempio per noi. Eliseo fece qualcosa di molto importante che noi possiamo imparare. È un esempio per noi. Guardiamo nel verso 21. Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di bovi e li offrì in sacrificio con la legna degli arnesi e dei buoi ne cosse la carne e le diede alla gente che le mangiò. Poi si levò, seguitò Elia e si mise al suo servizio. Per evitare di riprendere un'altra volta quello che stava facendo, egli decise di sbarazzarsi di quello che poteva essere l'ostacolo dal seguire quello che era la chiamata superiore che Dio aveva rivolto a questo uomo, di una intelligenza particolare. Per evitare di riprendere a fare quello che faceva, la vecchia vita diede un taglio netto con quel che faceva. Seguì il suo antenato e padre della fede Abramo. Abramo cosa fece? Gli fu detto da Dio lascia tutto quello che hai e sei. Lascia il tuo parentato. Lascia Ur dei Caldei. Lascia le tue abitudini, lascia l'idolatria della città, un taglio netto, questo comporta un cambiamento radicale nella vita di ognuno che viene chiamato dal Signore. E questo è un esempio che serve per noi, per noi che siamo nella nuova dispensazione. Abbiamo ancora un motivo in più. Da dover lasciare molte cose, molte compagnie, molte cose che disturbano la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Questi esempi che noi troviamo nella parola del Signore ci servono per far comprendere quello che Dio chiede al nostro cuore, per poterlo seguire appieno come Lui desidera. E ogni giorno questa viene chiamata santificazione. Ci separiamo da quelle cose che possono ostacolare l'opera del Signore nella nostra vita. Questi esempi ci dimostrano che Dio richiede proprio che noi con vigilanza, quando iniziamo un cammino con il Signore, e se ci siamo fermati o ci siamo scoraggiati, Oggi la sua parola ci fa vedere attraverso questi esempi che leggiamo nella sua parola che abbiamo bisogno di ritornare nel modo giusto al Signore perché Egli vuole completare un'opera che solo Lui conosce ma che man mano scopriamo. La vecchia vita diede un taglio netto con quel che faceva come suo antenato Abramo un taglio netto con Ur e tutti gli agganci che aveva. Quando Elia era scoraggiato e depresso, Dio gli parlò, lo nutrì e gli diede un nuovo impegno. Se è il caso tuo, il caso mio, o in qualsiasi momento ci possiamo trovare per un breve periodo di scoraggiamento, riparliamone col Signore, rivolgiamoci al Signore e aspettiamoci le risposte di Dio, perché la risposta di Dio è quella che ci rinsalda, ci rimette in moto, ci rimette in pista e porta a destinazione l'opera che ha iniziato in un modo straordinario. Guardiamo come fa Dio in questa, in questa circostanza. Quando Elia era scoraggiato e depresso Dio gli parlò, lo nutrì e gli diede un nuovo impegno. Nella ubbidienza a Dio ordinò di ungere tre uomini e che gli aveva lasciato 7.000 altri uomini che non si erano piegati. Elia si era scoraggiato perché aveva ucciso 450 profeti. Ma non vedeva intorno a sé chi poteva collaborare e lo aveva portato allo scoraggiamento. Invece Dio fece qualcosa di grande: unse uno re, l'altro re e l'altro profeta. E tutti e tre portarono a destinazione l'opera che egli aveva cominciato. Lo rinsaldò: Con Dio non finisce mai. Non finisce la nostra vita con un piccolo scoraggiamento. Guardiamo nel verso 18 cosa dice il Signore: Ma io lascerò in Israele un resto di settemila uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato dinanzi a Baal e la cui bocca non ha, non ha baciato, come credente. Può essere che tu, nell'ambiente dove ti trovi, ti scoraggi perché vedi che vuoi servire il Signore meglio e non trovi collaborazione. Di oggi ti sta parlando in un modo speciale. Nutriti, continua il cammino, segui il Signore perché Egli ti sta incoraggiando in un modo straordinario per dirti che Lui metterà altri vicino a te insieme con te e porterai a destinazione l'opera che Dio ha iniziato nella tua vita perché Dio non lascia le cose a metà quando ci rivolgiamo a lui egli soprannaturalmente opera in un modo straordinario come vediamo con semplicità in una spelonga in un bosco in un deserto Dio non guarda la posizione dove ci troviamo, egli guarda il nostro cuore e ci rinfranca e ci porta avanti, che portarono a compimento lo sterminio degli adoratori di Baal, iniziato da, lì, da Elia. Se hai iniziato un cammino con il Signore, in questa scena Dio ti sta parlando. E non vuole lasciare a metà quello che ha iniziato con te. Eliseo, Mosè, Davide, tutti furono presi come all'improvviso senza sapere. Anche oggi il Signore ti ha dato la possibilità di ascoltare la sua parola, perché attraverso la sua parola... C'è un'energia straordinaria che ha il potere di farti comprendere che Dio ti ha parlato e che da oggi puoi continuare a camminare perché Egli ti nutre, ti parla, ti guida e porta a destinazione quello che è il disegno che Lui ha per te fino alla fine. E poi Elia che fine fece? Dio se lo portò nel cielo. Qual è la speranza di ogni credente? Noi andiamo col Signore, il Signore è grande e perciò non vuole che ci fermiamo per strada, ma ci vuole portare a destinazione. Via il timore, via lo scoraggiamento. Quando noi parliamo con il Signore e ci rivolgiamo a Lui, Egli ha delle risorse che noi non conosciamo, ma si mettono in moto al momento che noi ne abbiamo bisogno e ci porta fino all'altra sponda. Vogliamo insieme cantare un bel canto che dice consacrarti il cuore e il desiderio mio. Ricomincia una riconsacrazione nuova oggi. Ringrazia Dio e di Signore, oggi mi voglio riconsacrare a te perché non voglio restare a metà strada. Cantiamolo insieme. Con sa Chiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328 873 7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39. E' benedetto sia sì, il Signore, ancora oggi il Signore ci ha parlato e dobbiamo rivolgerci a Lui. Le grandi risposte che noi possiamo avere e quando andiamo a Dio. Diversamente restiamo nello stato in cui ci troviamo oppure peggioriamo, non ascoltando, abbiamo visto la figura di Caino. Dio gli aveva parlato, gli aveva parlato che poteva anticipare e prendere la giusta decisione, lo fece diventare un assassino che visse per una vita intera pieno di paura, di timore e senza calma nel cuore. Mentre dall'altra parte abbiamo visto che il Signore Elia che si è rivolto a Dio ha avuto successo fino all'ultimo istante che è partito per il cielo. Dio vuole cambiare ogni cosa quando noi andiamo a lui. Egli ha delle risorse che noi non conosciamo, ma che mette a nostra disposizione nel momento che andiamo a Lui. Andiamo a Lui con tutto il cuore. Esponi il tuo bisogno davanti al Signore. Io voglio pregare con Te perché la Sua parola dice: se due si accordano, il Padre risponde: Io ti voglio presentare al Signore, metti la tua mano verso la televisione e io mi unisco a Te. Per pregare insieme con te, sì, preghiamo insieme che il Signore ti tiri fuori, ti dia una visione nuova e miracolosamente inizi un cammino con Lui. Sì, Egli lo fa, sii sì, fiduciosa, si sì, fiducioso, perché Dio è presente e vuole operare nella Tua vita. Com'era presente nella Spelonca dove si trovava Elia, così è presente dove sei tu conosce il tuo bisogno e dove ti trovi, ma vuole fare di te una persona nuova, perché Dio solo ha il potere di operare nella tua vita. Preghiamo insieme. Signore, ti presento in un modo speciale la sorella, il fratello che ha steso la sua mano e che desidera che tu gli rispondi. Signore, noi veniamo a te insieme. Ci uniamo di pari consentimento sulla base della tua parola, che dice: Se due si accordano, tu rispondi. Padre Dio, io mi accordo con il bisogno che ha la sorella e il fratello in questo momento, e che lo Spirito Santo, il potere del tuo regno, si abbassi su di lei, si abbassi su di Lui per operare miracolosamente col soprannaturale. Una vita, un cambiamento nuovo, una vita nuova, un cammino nuovo fuori dallo scoraggiamento per arrivare a destinazione insieme con te. Padre Dio, ti ringraziamo insieme. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio tuo che è presente qui in mezzo a noi, per lo Spirito Santo e con il potere del tuo regno che entra in azione ora nella vita del fratello e della sorella, per cambiare completamente sia il suo modo di pensare che l'azione della tua presenza per trasformare, cambiare. Ogni cosa nel nome di Gesù Cristo ti ringraziamo insieme perché tu sei presente e tu operi alla gloria di Dio Padre. Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Comincia a confidare nel Signore e parlane con lui. Continua ad avere comunione come Elia. Elia Continuò ad avere comunione con Dio e Dio arrivò fino in fondo per completare quello che doveva. Hai preso i, numeri, i versi da leggere? Sì, prendi nota dove abbiamo letto, così li vai a rileggere, ti sono di aiuto. Abbiamo letto in 1 Re 19.4, <coughs> Genesi 4.7.8. Genesi 4, 14 e 15, Primo Re 19 e 5, Primo Re 19 e 11, Primo Re 19 e 15 e 16, Primo Re 19 da 19 a 21, Primo Re 19 18. Leggilo nel contesto e permetti allo Spirito Santo che continui a parlarti. Continua a leggere la sua parola prega il Signore, rivolgiti a Lui e sii obbediente alle indicazioni che lo Spirito Santo ti dà non andare col tuo pensiero che vuoi fare come dici quando vai al Signore metti ogni cosa nelle sue mani e che sia Lui a guidarti e vedrai come cambiano le cose perché Dio è potente ed è all'opera e vuole il tuo bene ti voglio ricordare che puoi richiedere i cantici e i messaggi attraverso Whatsapp, attraverso il numero in sovraimpressione che è il 328-873-7893. Ti voglio anche ricordare che siamo all'inizio del mese, abbiamo dei contratti, tanti contratti che dobbiamo pagare, ti, vogliamo, ti voglio ricordare il numero di conto corrente che è il 31 25 709, per sostenere questa opera. Sostienici con la preghiera come noi lo facciamo e sostienici anche con quello che il Signore ti mette nel cuore per continuare questa opera. Il numero è 31 25 709, intestato a parole di vita. Dove c'è scritto causale, ci metti offerta a TV, mettici anche il tuo numero di cellulare, così ti mandiamo un messaggio per confermarti che è arrivata la, la tua offerta. Dio ti benedica, ci vediamo stasera alle ore 20 per il culto di adorazione che tutti insieme. Continuiamo a lodare il Signore. Dio ti benedica in questo giorno e ti sia propizio, ti sia di aiuto. Pace a questa sera.